Grazie a te Mariella, veramente è divertente, è sempre un onore fare diciamo, iniziative assieme a te. E, questa anche, devo dire, hai colto nel segno, la prima domanda è cruciale. Noi dal 2017 ci definiamo agenzia post-digital e siamo la prima agenzia in Italia a definirsi post-digital e abbiamo impiegato 2 o 3 anni a spiegare cos'è il post-digital, la convergenza del mondo fisico e del mondo digitale, dove le regole dell'uno e dell'altro sono sovrapposte. E devo dire, con discreto successo l'abbiamo spiegato, però ogni volta dovevamo ripartire perché ci chiedevano, ma post-digital, quindi il digitale è vecchio? Beh, non esattamente, il digitale è quello che c'è, ma si integra con il nostro mondo fisico, dove viviamo, ed è l'unico in cui riusciamo a spostarci, insomma, almeno per il momento. Dopodiché è arrivato il coronavirus e adesso tutti sanno cos'è il post-digital, perché tutti hanno quell'esperienza di video digitale continuo, di eventi virtuali, eventi digitali e anche di esperienza nei negozi, nei supermercati aumentata grazie al digitale. Questo è il post-digital, cioè noi ora viviamo realmente nel mondo post-digital e questo devo dire con le aziende con cui lavoriamo, i nostri partner. L'avevano forse già capito prima, ma adesso è totalmente evidente per tutti, no? Il mondo post-digitale è quello in cui viviamo adesso. E devo dire, per la comunicazione, il lockdown, più che il virus in sé, che è questo nemico spaventoso e per molti fortunatamente invisibile, ma molti invece l'hanno visto anche da vicino, purtroppo, è servito a ridefinire un po' quelle che sono sia delle nostre priorità, sia il nostro modo di muoverci. Socialmente anche. Faccio un esempio, ormai diciamo, sappiamo tutti, adesso probabilmente ce ne sono meno, diciamo, degli aperitivi virtuali, no? Quindi alle 18, alle 19 si apre House Party e si fa l'aperitivo virtuale. Ecco, diciamolo chiaramente, fare una roba del genere prima del coronavirus era una roba un po' da sfigati, da nerd, chi la conosceva House Party, questa applicazione, tra l'altro l'applicazione è stata comprata dall'azienda che fa Fortnite, che è questo videogame per cui impazziscono tanti tanti ragazzi. Ora è qualcosa di normale. Tutti utilizzano questi mezzi per collegarsi agli altri. Questo dal punto di vista della comunicazione è un'accelerazione di qualcosa che già c'era. Lo vediamo anche nei negozi. A noi non, forse a nessuno è mai piaciuto fare la fila nei negozi, però in qualche modo era il modo più conveniente di acquistare qualcosa di cui abbiamo bisogno o magari di cui non abbiamo bisogno. Questo è un tema che ovviamente impatta sulla sostenibilità, magari ne parleremo. Beh, adesso è frustrante fare la fila molto più di prima e quindi nei negozi fisici, quindi cerchiamo di spostarci, cerchiamo di fare qualcos'altro, di andare da un'altra parte o magari di ordinare online. Ma questo era un trend che c'era già prima, già le persone cercavano in qualche modo si stavano allontanando dall'idea di fare lo shopping andando in giro per negozio, per quanto possa essere divertente. Io all'inizio del lockdown ho parlato con tanti, veramente con tantissime persone. Nei 2 mesi veri del lockdown ho incontrato più persone di quante non ne ho mai incontrate lavorando, perché facevo altro, perché dovevo lavorare, perché avevo. Ho continuato a lavorare, ma in più si sono aggiunti, non essendoci trasferte, non essendoci spostamenti, casa lavoro, casa clienti, avevo più tempo e in questo tempo in più sono riuscito a incontrare tante persone. E devo dire, tantissimi mi hanno confermato che è un po' così, che tutti i trend che già c'erano sono semplicemente stati accelerati. E i trend della comunicazione erano molto, molto chiari, molto definiti, una pervasività del digital, un mondo post-digitale, quindi in cui la convergenza tra fisico e digitale è enorme, è totale, tutto è aumentato dall'essere più digitalizzati, dall'avere più informazioni. Ogni volta che entriamo in un negozio guardiamo i prezzi su un e-commerce, così come quando ovviamente dobbiamo fare qualunque tipo di scelta di acquisto, di servizi, cerchiamo di accedere magari tramite mobile alle informazioni del digitale, magari sapendone più del commesso che abbiamo davanti. E quindi un po' la comunicazione andava in una direzione, adesso si è accelerata. Un po', e qua si lega alla sostenibilità, quello che vediamo è che le persone, fortunatamente noi tutti, abbiamo cercato un po' di riorganizzare i nostri valori in termini di a cosa diamo priorità realmente. E stante una crisi che è stata prima sanitaria, poi economica, poi chissà, speriamo meno possibile, psicologica, dicono che ci sarà una sorta di sindrome post-traumatica, evidente, dopo tanti mesi chiusi dentro casa,
sentiamo la forza di uscire, ma non abbiamo poi tutta questa forza, non tanto fisica, però proprio mentale, per uscire, urlare e dire sono libero. Non è così, non ci sentiamo granché liberi, perché dobbiamo lavorare di più, perché avremo meno ferie, perché dobbiamo recuperare il fatturato perduto. Ecco, le persone si stanno proprio chiedendo, intanto un po' perché effettivamente c'è meno possibilità di acquisto, se quella cosa che dovevo comprarmi realmente mi serve. Io credo che le aziende che in questi 2 o 3 mesi hanno perso fatturato, hanno perso vendite, anche con un impatto sociale, insomma, evidente in termini di disoccupazione, non recupereranno quel fatturato, perché le persone stanno riorganizzando le proprie priorità. Se non ho comprato, dovevo magari comprare una macchina, non l'ho comprata, mi chiedo, ma ho bisogno davvero della macchina? Voglio davvero quel modello lì? Non vorrei forse una macchina elettrica, non vorrei forse una bicicletta, il bonus bicicletta. Ho visto file davanti a negozi di biciclette, questo, la pazienza in quel caso c'era. E poi soprattutto c'è una riorganizzazione di priorità in termini proprio di cosa voglio dalla mia vita. Parlavo poco fa con una persona che ha scelto in tempi non sospetti di trasferirsi all'Isola d'Elba e fare una vita a contatto con la natura, ha fatto dei documentari fantastici. Beh, molti di noi credo hanno pensato, ma devo davvero stare chiuso in questa scatola, in questa casa, peggio ancora in una macchina se devo andare, ci metto tanto tempo per andare al lavoro, ma veramente voglio fare questo lavoro, è questa la vita che voglio vivere? Perché può capitare, l'abbiamo visto, l'imprevedibile. E questo in termini di comunicazione, in termini di business, noi aiutiamo le aziende ad esprimere quello che sono i loro valori fondamentalmente. Non mi piace pensare che aiutiamo le aziende a vendere, noi aiutiamo le aziende a presentare quello che fanno, quello che le caratterizza. Dopodiché le persone possono decidere liberamente se acquistare oppure no. Noi come B Corp e società Benefit abbiamo. Diciamo, combattiamo tutto quello che è una comunicazione stereotipata dal punto di vista culturale, tutto quello che è una comunicazione di spinta all'acquisto, perché cerchiamo di favorire una comunicazione basata sui valori, la cosiddetta values-based communication, una comunicazione che cerca di intercettare quelle persone che hanno gli stessi valori dell'azienda. E le aziende stanno andando veramente molto rapidamente nella direzione della sostenibilità, di rivoluzionare il proprio business, per un po' per rispondere a una sensibilità che c'è e finalmente comincia ad esserci anche in Italia, c'è sempre di più. Ci sono tante ricerche che ci dicono che pur di avere un prodotto, un servizio più sostenibile, che inquina meno, che è più rispettoso dell'ambiente, le persone sono disposte anche a pagare di più. Ma soprattutto perché le aziende vogliono esprimere quello per cui effettivamente sono nate. Nessuna azienda nasce solo per fare soldi. Le aziende che nascono solo per fare soldi muoiono molto rapidamente, o comunque diventano qualcosa di brutto, qualcosa di diverso. Le aziende che restano, le aziende che prosperano, sono quelle aziende che cercano nel loro piccolo di cambiare il mondo. Credo anche tu, Mariella, cerchi di cambiare il mondo. Anche io nel mio piccolo cerco, dal punto di vista della comunicazione, di cambiare un po' il punto di vista delle persone e di promuovere una comunicazione più sana. Magari basata su valori alti, noi tra le nostre finalità di impatto abbiamo l'arte, il finanziare progetti d'arte e promuovere l'arte, che è distante dalla comunicazione, ma poi non tanto. E quindi veramente c'è un tripudio di novità. Sta a noi però cogliere l'occasione. Sento che l'orologio va avanti, abbiamo poco tempo ancora per compiere quelle scelte che ci sentiamo finalmente di avere a portata di mano. Ma sta a noi scegliere e andare nella direzione giusta, perché speriamo non ci saranno occasioni come questa per ripensare il modo in cui ragioniamo, il modo in cui viviamo, e quindi dobbiamo cogliere l'occasione. Anche gli imprenditori devono cogliere l'occasione di cambiare, di innovarsi, di andare nella direzione che si dice da anni, ma finalmente è veramente molto vicina. E non abbiamo tantissimo tempo, perché quando tutto realmente ripartirà, io vedo Sala Cinesca ancora chiusa, aziende ancora un po' nel dubbio, ma tutti si stanno riorganizzando e il nostro è un paese che è veramente fondato sulla rinascita del dopoguerra e dove ha tirato fuori negli anni 50, negli anni 60, forse il meglio dell'imprenditoria mondiale, no? Brand che vivono ancora oggi, ma brand storici, imprese visionarie, Olivetti piuttosto che Ferrari. E quindi abbiamo l'opportunità di rinascere, però sta a noi andare nella direzione giusta e non, ecco, non scendere a compromessi, perché rinascere a costo di sacrificare il nostro pianeta sarebbe una direzione sbagliata, anche in termini di comunicazione. Non possiamo ricominciare a comunicare dicendo ok, tutto a metà prezzo perché c'è il coronavirus, c'è stato il coronavirus e non ci sono più soldi. No, dobbiamo rinascere con l'ambizione di anche comunicare in un modo più sano, perché quello che stavamo già facendo, e non dobbiamo dimenticarci che eravamo già sulla buona strada, ma adesso abbiamo una spinta in più. Una spinta purtroppo che è stata una tragedia mondiale che in tantissimi continenti ancora è molto presente,
Però guardiamo diciamo, il lato positivo. A me non voglio essere ottimista, ma cerco di guardare sempre il lato positivo, perché qualunque cosa contiene degli aspetti interessanti, se non addirittura belli. Quindi spingiamo in quella direzione, e la comunicazione può essere veramente un volano per farci cambiare la mente, perché prima di cambiare, di fare scelte concrete, dobbiamo pensare in un modo diverso, e la comunicazione influisce sempre su quello che le persone pensano, e questa è veramente una responsabilità per noi comunicatori molto, molto grande. Devo dire che durante questo periodo la cosa che particolarmente mi ha colpito del mondo della comunicazione è chiaramente la velocità di cambio di messaggi, no? Abbiamo visto pubblicità di brand ovviamente italiani e internazionali immediatamente nel giro veramente di pochissimi giorni aprire campagne di comunicazione concentrate e dedicate sullo stare a casa. Quindi veramente una accelerazione rispetto a quello che era il momento che stavamo vivendo e credo che questo sia il compito e il ruolo della comunicazione, no? Non solo anticipare, ma in questo caso ovviamente adattarsi rapidamente a quello che non era assolutamente progettato, parlo ovviamente della crisi sanitaria. La mia domanda, diciamo così, di apertura rispetto a quello che è la tua visione futura, no? Riprendo alcuni temi che abbiamo condiviso in questo periodo. Devo dire che mi permetto di fare un piccolo frame che riguarda la nostra conoscenza che la comunità non sa. E devo dire che è stato piacevolissimo quella che seguire la tua iniziativa in questo lockdown. Tu immediatamente hai tra noi, tra una serie ovviamente di persone che conosci, che sono, come dici tu, attori, anche lavoratori del cambiamento, aprire un gruppo, diciamo, all'interno di un social dove condividere ovviamente stimoli, pensieri, driver culturali che arrivavano nelle nostre specificità. Ed è stato molto interessante perché poi il lockdown rischiava anche di fermare, un po' spegnere quello che era la contaminazione. Invece hai sentito immediatamente come dire, la strada positiva di poter condividere questi elementi di contaminazione. Mi ricordo un tema che mi ha particolarmente colpito perché poi è stato frutto di una discussione condivisa tra tutti noi, il mondo creativo, mondo aziendale, ovviamente c'erano diverse professionalità e professionisti all'interno, ed è il ritorno alla normalità, questa parola, no? Di questo elemento che in parte è falsato, perché non torneremo più assolutamente alla normalità. Però devo dire che è una parola che oggi rassicura. Qualcuno sta guardando ancora a quella parola, e intendo purtroppo qualcuno non solo come individui, ma come ovviamente asset di imprenditoria, come se fosse una sorta di, giustamente, una zona di comfort, no? Dove poter ritornare per risentirsi su quei stessi valori. Ci hai appena detto, il cambiamento è da percorrere, è da cavalcare. Una tua visione, no? Quale sarà la normalità secondo te dei prossimi giorni? Quali sono le cose che non si può fare a meno di non vedere e soprattutto, non so, i messaggi valoriali su cui invece bisogna assolutamente lanciarsi. Dico lanciarsi perché bisogna avere il coraggio di farlo. Beh, sì, c'è questa frase fantastica comparsa su questo muro in Cile durante le proteste dell'anno scorso, che dice non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. E io devo dire la condivido molto, un po' perché nella comunicazione soprattutto, ma anche personalmente, ho sempre visto le novità come un'enorme opportunità. Tutto quello che è un cambiamento è anche un'opportunità, e devo dire, mai come ora siamo spinti ad un cambiamento necessario. Qualunque cosa faremo dopo dovrà essere diversa da quella che facevamo prima, un po' perché quella che facevamo prima ci ha portato dove siamo adesso, e ci ha portato a un momento di crisi forse più importante a livello globale della storia della specie umana. Un po' perché per recuperare, per tornare a una situazione di sicurezza anche fisica, dobbiamo modificare, ma dobbiamo accelerare, dobbiamo spingere su quelle direzioni che ci permettono, insomma, di sopravvivere proprio come specie umana. Credo che questo sia il primo vero. Ci siamo trovati davvero davanti alla prima reale minaccia planetaria che ci fa pensare quanto noi in realtà siamo ospiti su questo pianeta e non siamo i proprietari di casa, non abbiamo le chiavi di questo pianeta, siamo degli ospiti e possiamo veramente essere sfrattati da un momento all'altro. E purtroppo siamo noi stessi che ci stiamo
in qualche modo mettendo nella condizione di essere sfrattati, perché la natura, l'abbiamo visto, i delfini a Venezia rimarrà su questo pianeta e saremo noi forse che dovremo lasciarlo. Ora, se non vogliamo fare come Elon Musk, che andremo tutti su Marte, ma mi sembra di capire che su Marte ci sia spazio per più o meno massimo 1 milione di persone, quindi sicuramente non può essere particolarmente democratica e particolarmente sostenibile come scelta, ecco, dobbiamo capire dove andare. E la normalità ovviamente ci rassicura. Tornare a quello che c'era prima è un po' il ritorno alle origini. Però mi chiedo se realmente il 2019 rappresenta le origini della nostra specie. Secondo me no, io credo che il ritorno alla normalità è una normalità di decenni o forse secoli fa. Ora non voglio tornare prima della rivoluzione industriale perché fare un discorso ovviamente un po' vuoto e poco sostenibile, però ecco, il ritorno alla natura non è un ritorno al 2019. Forse il 2019 non ci piaceva tanto come anno, ma neanche il 2018. Mi chiedo chi di noi ricorda un momento in cui si è veramente sentito a contatto con la natura e di poter esprimere il proprio essere una persona realmente non mediata da necessità sociali, ma totalmente contingenti. Ecco, forse qualcuno in vacanza ha questo atteggiamento, ma io penso che le vacanze siano un'enorme fonte di stress, quindi neanche quelle. Forse ogni tanto quando siamo soli, siamo stati tanti soli in questo lockdown, magari condividendo con i nostri parenti più cari dei momenti di chiusura, ma insomma abbiamo sicuramente tagliato i contatti sociali, quindi abbiamo avuto modo di sperimentare quello che significa un po' di introspezione, se vuoi, no? Però forse non è neanche quello. Io credo che il ritorno reale alla normalità si possa fare se capiamo realmente qual è la normalità per l'essere umano. E non ho la risposta, nel senso che non mi ricordo un momento della storia recente del pianeta in cui davvero ci fosse stata una situazione di normalità, c'è sempre stato un caos, c'è stata un'accelerazione verso una direzione che ci ha fatto capire forse non è quella la meta, o meglio è una strada senza uscita, forse sì, dobbiamo tornare indietro, però non è quella normalità. È vero che la normalità che c'era prima non andava bene, non funzionava, quindi per me ritorno alla normalità significa qualcosa di diverso. È vero poi che in termini di contenuto e quindi di comunicazione, la normalità nel rassicurare significa anche che dobbiamo tornare a qualcosa di più semplice, a qualcosa di meno complicato. Ora è diventato complicato fare qualunque cosa, noi abbiamo la fortuna di guardarci senza delle mascherine, però effettivamente quanto è difficile interpretare le persone con il volto coperto, quanto è difficile ipotizzare una riunione con le mascherine, che senso ha? Uffici pieni di persone con le mascherine, ecco, forse l'ufficio non è più un luogo adatto ad esprimere il nostro lato lavorativo, se dobbiamo davvero viverlo in quel modo, e probabilmente durerà più, diciamo, ancora per parecchi mesi, se non forse anni, o forse non cambierà mai più. E quindi vogliamo tornare a qualcosa di più semplice, l'idea di. Però il semplice non è andare in ufficio con la metropolitana, il semplice è correre in un prato. Ora, chi di noi corre in un prato? Chi di noi ha un prato sotto casa? Veramente, ecco, quella è la normalità, secondo me. In questo, devo dire, forse io ho dei figli, ho 4 figli, alcuni molto piccoli che sgambettano e quindi forse quella normalità può essere un'ispirazione. E infatti chiediamoci anche che cosa, e qui sì, è la sostenibilità, cosa veramente vogliamo lasciare alle future generazioni, che tipo di normalità vogliamo dargli. Io forse dei fatti più emotivamente toccanti di questo lockdown è stato proprio in qualche modo dover creare un contesto familiare non normale, perché non è normale che stiano tutti a casa, tutti collegati a fare tutto in video call. Non è normale quello so che non è normale, quindi sicuramente torniamo alla normalità. Però certo, pensare a una scuola con plexiglass, con mascherine, forse quello non è normale. E quindi capiamo realmente dove vogliamo andare e cerchiamo di capire anche magari cosa vogliamo salvare del nostro passato, della nostra infanzia, di quello che ci raccontavano i nostri genitori, i nostri nonni. Io in questo lockdown ho avuto il piacere di intervistare la bisnonna dei miei figli, in cui mi raccontava la guerra. Ecco, questa cosa che abbiamo vissuto non è stata la guerra, abbiamo fatto una guerra sul divano, non abbiamo fatto nulla, non abbiamo, tranne chi veramente era al fronte, medici, infermiere, personale sanitario, ma noi non abbiamo combattuto nulla, noi abbiamo combattuto con il telecomando in mano, quindi non ci sentiamo eroici. La nostra eroicità è stata restare chiusi dentro casa, che voglio dire, in una casa con tutte le comodità, insomma, un po' facile, no?
Però mi piacerebbe vedere una spinta per dire ok, costruiamo qualcosa. E la visione è quello che ci serve per costruire. Ecco, forse se devo dire una cosa che mi manca nel parlare con tante persone, ma anche nel leggere, è capire realmente qual è la visione per il futuro, perché noi possiamo costruire qualcosa soltanto se abbiamo una visione. E quella visione è anche una visione di comunicazione, di contenuto. Cioè chiediamoci ok, dove voglio andare, perché se sappiamo qual è la meta, possiamo dire se ci siamo arrivati oppure no, ma se non so qual è la meta, non so mai se ci sono arrivato e neanche se sto andando nella direzione giusta. E c'è tanta, io vedo tanta comunicazione in questo. Il io resto a casa ha funzionato benissimo, ma adesso però cosa ci viene detto? Adesso ci viene detto metti la mascherina, stai attento, lavate le mani, ma è quella la visione? Io non penso che quella sia una visione, non penso neanche che sia una visione di medio termine, penso che sia una visione, diciamo, un po' da... Sì, sul brevissimo, sull'immediato, ok, lavati le mani, ma lavati le mani è un consiglio, valeva pure prima, a dire la verità. Io la mucchina, diciamo, non per citare un brand, insomma, ce l'avevo anche prima, la usavo prima, la uso ora, non mi è cambiato molto, no? Ma che è quella la visione? Cioè la visione per l'Italia e per il mondo è mettiti la mascherina e stai distante dagli altri. Questo non voglio dire ai miei figli, usate la mucchina e state distanti dai vostri amici. Perché quella non è la visione, non è la normalità e non è quello che c'era prima e non vorrei quello che fosse quello che ci sarà nel futuro.